seguire il mutamento delle luci che c'è. La natura è un immenso teatro. Quando ho potuto avere in mano una piccola cinepresa, una 8 mm, allora ho cominciato a fare cinema. E la natura l'ho fissata con i carboncini, con i pastelli ad olio, con la pittura appunto, poi con la macchina fotografica. Mi divertivo semplicemente a rubare delle immagini nel mio paese, delle persone in piazza. Mi sono divertito a rubare dei suoni, a catturare delle conversazioni o all'insaputo delle mie vittime, oppure naturalmente sollecitandole a parlare di alcuni argomenti. Le conversazioni che ci sono nei miei film sono parte del contesto sonoro, insieme naturalmente anche alle presenze di altri suoni dell'ambiente, come possono essere appunto il vento, il rumore delle macchine, elementi compositivi della colonna sonora. Cinema è anzitutto immagine, il cinema è nato muto, quindi è nato come fotografia in movimento. Hai visto? Sono in mezzo a queste fotografie che ho fatto da ragazzo, le ho fatte appunto quando avevo 20 anni. Beh, adesso stai prendendo la donna, la mia musa, la donna del mio mondo, la mia Neria, che è stato il mio amore, che è il mio amore. Ma con lei c'era proprio questo piacere di andare a passo per i nostri sentieri, per le nostre strade di campagna e raccogliere tutti i fiori, le erbe, le cose più comuni, le cose più banali. E poi le abbiamo tutte volute conservare mettendole sotto le carte per asciugare, per poter che conservassero la loro postura, la loro struttura naturale. Prescindo dai generi cinematografici, non mi domando se è un documentario, se è un soggetto, se è un fantascienza, se è un giallo, se è un verde. Mi sono sempre divertito, come quando facevo le fotografie anche con il cinema, a cercare di rappresentare queste mie percezioni, questi miei sentimenti, questa mia sensazione dell'esistenza e degli stati d'animo che ho provato e che provo. Ho girato proprio delle cose che mi stavano vicine, che mi stavano a cuore e quindi che ancora adesso continuano a essere il mio habitat. In qualche modo li rivedo come una continuazione del mondo in cui mi muovo. Chissà cosa sarà possibile, appunto, sempre di più con l'uso dei meccanismi robotici, perché sappiamo già che anche con l'uso dei droni adesso vengono catturate delle situazioni. Sia visive che sonore, che sono impensabili per noi. Sembrano, non dico dei pipistrelli, non saprei come definirli, sono molto belli da vedere perché si alzano, si muovono proprio come degli uccelli. Sono soddisfatto anche se a volte mi vengono dei dubbi, vorrei magari rifare qualche scena, se vorrei fare delle correzioni, però sono sostanzialmente soddisfatto perché ho fatto sempre dei lavori che nascevano da una mia ispirazione, da un mio sentimento. Non sono stati dettati dall'esterno.